Progetto Icaro, partecipazione attiva di 1200 studenti. Seconda giornata di sensibilizzazione con la Polizia Stradale a Siracusa nell'ambito del progetto Icaro, oggi al Teatro Vasquez di Filisto. La seconda giornata degli altri due appuntamenti dell'iniziativa ideata e realizzata dalla Polizia Stradale di Siracusa, guidata dal Comandante Provinciale Antonio Capodicasa con l'Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa per educare alla sicurezza stradale. È stato messo in scena lo spettacolo teatrale 17 minuti, scritto e diretto dal regista Riccardo Leonelli e interpretato dagli attori della compagnia teatrale Il Sipario di Canicattini. L'iniziativa è stata rivolta stavolta agli studenti del triennio delle scuole superiori. Lo spettacolo ha avuto la partecipazione, nella veste di testimone, dell'attore Paolo Guarino del gruppo Falsi d'Autore. La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 1200 studenti. Un progetto che raggiunge 18 anni di attività, penso che sia oramai un progetto fortemente radicato. E 18 anni significa 18 anni di impegno, 18 anni di formazione, 18 anni di ricerca di un messaggio importante da veicolare ai ragazzi e soprattutto alle nuove generazioni. Se è vero come è vero che la formazione cambia i comportamenti, penso che questi 18 anni siano stati utili e questi 18 anni utilizzati e passati tra una sala cinematografica o tra una sala di teatro ed un altro hanno portato sicuramente un grande risultato. Se vogliamo, come dire, cercare una conferma, pensiamo e ci giriamo indietro e guardiamo 18 anni fa com'era il nostro paese, com'era la situazione della violenza stradale sulle strade, non c'è di che da rallegrarci sicuramente, però grandi passi in avanti sono stati fatti. Basti pensare che all'inizio di questo secolo avevamo più di 8.000 morti all'anno solamente nel nostro paese e 40.000 in Europa, siamo scesi rispettivamente a 3.500 morti all'anno e a 25.000 in ambito Unione Europea, quindi significa che anche la formazione incomincia a dare i suoi risultati. Io ho ringraziato in questi ultimi anni il Comandante Capodicasa perché mi ha dato l'opportunità di parlare a tutti i ragazzi che vengono qui a seguire il progetto Icaro. L'ho ringraziato in cuor mio perché mi dava l'opportunità di parlare di Stefano. In realtà ho sbagliato tutto. Non è per Stefano che io sono qua, non è per parlare di lui. Lui non ha bisogno di parole, lui ha già altro, ha il nostro amore. Sono Claudia e Andrea, sono tutti i ragazzi che sono qua che hanno bisogno delle parole, hanno bisogno di sentirsi dire che devono stare attenti. Ecco, io questo dico ai ragazzi, di stare attenti a noi adulti, non ce l'ho con loro, non sono quasi mai colpevoli degli incidenti, sono vittime. E allora dico loro di stare attenti perché il pericolo più grosso sulla strada siamo noi adulti. E devono fare attenzione perché devono tornare a casa perché sono attesi.